La luce proviene sempre da una sorgente luminosa, dove la materia cede energia sotto forma di raggi luminosi. La luce artificiale si può ottenere in vari modi, bruciando qualcosa come lo stoppino di una candela o la legna, oppure facendo passare la corrente elettrica attraverso i filamenti di una lampadina o di un gas come il neon. Ci sono alcune sorgenti naturali di luce, come il sole. Anche alcuni animali possono produrre luce attraverso reazioni chimiche nel loro corpo. Ma di che cosa è fatta la luce? Gli scienziati hanno discusso la natura della luce per molto tempo. Il grande Isaac Newton pensava che fosse un flusso di particelle. Lo scienziato olandese Christian Huygens non era d'accordo. Secondo lui la luce era fatta di onde. Oggi noi sappiamo che in un certo senso avevano ragione tutti e due. La luce a volte si comporta come un flusso di particelle chiamate fotoni. A volte si comporta come un fascio di onde. Dipende dal tipo di fenomeni che si stanno osservando. Le sorgenti di luce possono emettere un intero spettro di radiazioni, ma noi esseri umani possiamo vederne solo alcune, che prendono il nome di luce visibile. Le onde della luce possono propagarsi attraverso l'aria o l'acqua, ma viaggiano anche nello spazio. Anzi, nel vuoto viaggiano ancora più veloci, percorrendo una velocità massima di 300.000 km al secondo. La luce ha molte proprietà, tra cui le ombre, i riflessi, la diffrazione, l'interferenza e la diffrazione. La luce viaggia in linea retta. Ecco perché vediamo le ombre. Le ombre sono zone dove i raggi di luce non arrivano perché sono bloccati da qualcosa. Quando il Sole è alto nel cielo, la sua luce cade con un'angolazione ripida e la tua ombra appare piccola. Se invece stai con le spalle al Sole quando è basso in cielo, Vedrai che la tua ombra diventa molto lunga a causa della bassa angolazione dei raggi solari. Le ombre appaiono solo se la luce incontra un oggetto che non può attraversare. Allora diciamo che quell'oggetto è opaco. Se la luce attraversa un oggetto, invece, diciamo che l'oggetto è trasparente. Se infine passa solo un po' di luce, diciamo che l'oggetto è traslucido. Noi vediamo le cose perché c'è la luce. In particolare vediamo le cose perché la luce rimbalza sopra di esse e viene verso i nostri occhi. Il rimbalzo della luce su una superficie si chiama riflessione. Vediamo le immagini riflesse sugli specchi e sul metallo lucido perché hanno una superficie molto liscia che riflette molta luce, tutta con la stessa angolatura. Altre superfici invece sono ruvide e diffondono la luce in tutte le direzioni. Quando un raggio di luce passa dall'aria all'acqua o al vetro, Diminuisce la velocità a cui viaggia, è come se facesse più fatica ad attraversare un mezzo più denso. Questo cambiamento di velocità fa deviare il raggio di luce, generando un fenomeno detto rifrazione. Puoi osservare questo effetto mettendo una cannuccia in un bicchiere di vetro con dell'acqua. Hai presente le strie colorate che appaiono su una bolla di sapone o sul retro di un CD? Sono il risultato dell'interferenza fra fasci di luce diversi che si sovrappongono e interferiscono l'uno con l'altro. La diffrazione è un'eccezione alla regola per cui la luce viaggia sempre in linea retta. Quando passa vicino a un ostacolo o attraverso una fessura sottile, un fascio di luce non procede in linea retta, ma si sparpaglia, andando a illuminare delle zone che altrimenti sarebbero in ombra.